Mi chiamo Corinna, sono nata a Conegliano e sono cresciuta a Conegliano, ho studiato a Conegliano e ho cominciato a suonare all'età di 7 anni il violino. Mi sono formata per quanto riguarda tutti gli studi in Italia e diciamo che poi ho sentito l'esigenza di provare, di rischiare, di provare ad andare oltre l'Italia, a vedere cosa c'era fuori e se le opportunità che tanto mi lanciano di esserci oltre l'Italia per la cultura in verità esistessero. 4 anni fa sono partita, mi sono trasferita in Svizzera, tedesca, a Lucerna, e ho cominciato un master di studi proprio nella città di Lucerna, seguendo un violinista che ho sempre stimato fin da quando ero piccola, Giuliano Carmignola. In questi 4 anni ho avuto anche la possibilità di perfezionarmi a Francoforte, in Germania. Ho vissuto lì per un anno, ho fatto un praticantato presso l'Ensemble Moderne, e mi sono quindi specializzata principalmente nell'esecuzione della musica contemporanea, sia solistica sia negli ensemble di musica da camera, ed è stata un'esperienza fantastica, mi ha aperto tantissime strade e lì ho capito che effettivamente la musica poteva essere il mio mestiere. E diciamo che quello che ho trovato fuori dall'Italia è stato più una stabilità dell'essere un artista, dell'essere un musicista, e quindi anche come figura professionale, anche se sei giovane, anche se hai 23 anni, se hai 24 anni, vieni comunque, il rispetto che ti viene dato è quello che viene dato a un uomo di 40, un uomo di 50 anni, e la cosa che ho anche di più apprezzato è stato vedere come in Germania anche la figura femminile sia estremamente valorizzata, e quindi questo ambiente è molto molto sano per la musica, molto sano per la cultura in generale, sicuramente mi ha rinforzato e mi ha fatto credere di più in me stessa, credere di più nelle mie qualità. Infatti quando sono partita ero ancora sul chi va là, diciamo, no? Non sapevo se avrei dovuto trovarmi un secondo lavoro oppure se effettivamente mi sarei potuta permettere di costruire una famiglia facendo il musicista. Ora penso sicuramente di poter farla musicista come mestiere.